Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ritiratosi dalle scene musicali nel 2012, è considerato uno degli autori più importanti del panorama cantautorale italiano. In oltre 40 anni di carriera ha spaziato in diversi generi musicali, dagli esordi di rock progressivo alla fase rock, fino alle introspezioni colte della maturità. I testi delle sue canzoni hanno spesso toccato argomenti di natura esistenziale, producendo anche canzoni per alcune delle interpreti più significative della musica italiana. Vincitore più volte della Targa Tenco, 4 volte per il migliore album e 2 volte per la migliore canzone, e di un premio Lunezia Rock d'autore per l'album Musica Moderna. Nel 2005 ha conseguito il premio Librex Montale nell'apposita sezione Poetry for Music. Il ritiro di Ivano Fossati, ho pensato, non negli ultimi giorni ma negli ultimi 2 o 3 anni, che questo The Cadancing sarebbe stato il mio ultimo disco e non ne registrerò altri e anche il mio prossimo tour sarà l'ultimo. Così Ivano Fossati, durante una vecchia puntata di Che Tempo Che Fa, ha dichiarato a Fabio Fazio di aver preso quella scelta di ritirarsi, nonostante sia una decisione che riguarda spesso e volentieri molti artisti, che hanno preso scena nel panorama musicale. L'Italia intera non ce l'ha fatta a mandare giù la notizia. Tuttavia i tempi cambiano, e gli artisti che hanno vissuto stagioni intramontabili, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, ormai ammettono che il panorama musicale è totalmente diverso, come d'altronde loro stessi. Dopo il ritiro dalle scene, infatti, Ivano ha deciso di rimodulare la sua vita invece di rimanere incagliato nell'immagine di cantautore. Tuttavia Fossati non si è ritirato, ma ha semplicemente deciso di cambiare direzione, reinventandosi. Lunedì 27 marzo, all'età di 71 anni, Ivano Fossati ha ricevuto a Genova la laurea honoris causa. Il riconoscimento è stato conferito al musicista, sia per la sua storia nel panorama musicale, che per essersi speso in prima persona per lo sviluppo della sua città, tenendo diversi corsi per gli studenti genovesi.